Oh, ma poi che cazzo di domande compromettenti fate, ragazzi? Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi siamo qua con Giampaolo Calvarezzi, il re del freestyle, ragazzi. Ai ai ai. Faremo un'intervista pazza oggi con lui. Ci divertiremo. Se volete conoscerlo meglio, oggi è l'occasione giusta. Ciao a tutti, per chi non mi conosce, sono Showtime GP, Giampaolo Calvarezzi. Prossimamente qui nello staff Street Gorilla, pronti per darvi tutto e di più. Che poi detta così sembra un po'. Cioè tutto ma non tutto, non è che mi dà tutto, però. Allora, cominciamo con la prima domanda. Quante volte ti alleni a settimana? Diciamo che prima, visto che lavoravo in hotel, avevo poco tempo a disposizione, quindi mi allenavo sulle 2-3 volte a settimana. Se vuoi buttare in alto ci vuole più costanza, almeno 4-5 volte a settimana. Io ero costretto ad allenarmi un po' meno, ma più duramente, perché avevo poco tempo a disposizione. Ma se voi riuscite a gestirvi i tempi eccetera, cercate di trovare un pochino più tempo, almeno non vi stressate e potete lavorare nel modo giusto. Qual è la tua skill preferita? Skill di freestyle o skill di statica? Qualsiasi. Esatto. Skill di freestyle, la preferita è lo shrimp flip. Io non so cos'è. È quello dove picchi le gambe dentro, ti lanci e prendi la mano. Quella lì mi piace un sacco, la amo. Mentre per quanto riguarda le statiche, credo le feste. E feste perché le aver masolato. Teste o culo? Porca miseria. Questo è un bel dilemma, ragazzi. Se teste che culo, no, scherzo. Quello che preferisco è il culo, nigga. Perché non ci facciamo niente con i davanzali qua. Ci facciamo male se no. Tu sei il re del freestyle, il re di tutto. Però qua ti vogliamo sapere una cosa importantissima. Quanto ce l'hai lungo? Bandolero! Allora, alle fortunate dico... Venite a scoprire. Che musica ascolti? Beh, il mio colore di pelle già lo dice. R&B, hip hop, reggaeton. Dove c'è movimento, se non mi muovono va bene. Ehi. Che sport facevi prima? Ho fatto una miriade di sport, perché per me lo sport è molto importante. Innanzitutto ho praticato nuoto, perché mi sono ritrovato ad affogarmi 3 volte. E le 3 volte mi hanno fatto respirazione bocca a bocca. E indovinate un po', mi sveglio, chi era? Un maschio. Lingua in bocca da un maschio, no, nigga! Poi ho praticato kickboxing, skate, tutti gli sport di strada l'ho fatti, diciamo, break dance e via dicendo. Interessante. Skateare? Forse, fratello, ti do le basi. Che tipo di alimentazione segui? Cosa mangi? Se segui una dieta? Insomma, cosa mangi? Diciamo che l'alimentazione non ho avuto molto tempo per curarla. Minchia, ragazzi, sto facendo una figuraccia. Sono un professionista qua e sto dicendo che mi alleno poco, che mangio male. Allora, non ho avuto molto tempo per dedicarmi alla corretta alimentazione, che lavoravo in hotel eccetera, come dicevo prima. E di conseguenza quello che io vi dico, la dieta è importante. Riuscire a mangiare nel modo giusto è importante per trovare poi le energie giuste per allenarvi. Però io non ci ho ancora avuto il modo di farlo, ma nel futuro. Per avere anche un miglior risultato estetico soprattutto. Sensazione fondamentale. Ma energie prima di tutto, ragazzi. Non vi basate solo sull'estetica. Ok, il fisico top. Ma se avete il fisico top, ma che non è prestante, certo. E che ce fate? È vero. Cioè avete i muscoli così ma non vi grattate la schiena, che ce fate? Niente. Fai un urlo a caso. Parli altre lingue oltre all'italiano? Io sono un ragazzo international, parlo inglese, spagnolo, francese. E poi il mio italiano che non è italiano. Chi è il tuo atleta italiano preferito nell'ambito calisthenics o eventualmente anche di altri sport? Italiano mi piace un sacco il fratello Vicky Santoro, perché è un atleta completo, sia aesthetics che freestyle, e poi i collegamenti che fa è super pulito, quindi sì, mi piace un sacco. Chi è il tuo atleta straniero preferito invece? Il mio atleta straniero preferito è solo uno, è difficile. Diciamo Eric Ortiz, Daniel Lightens, lo conoscete tutti, Sergio Ordóñez, e direi che va bene così, tre nomi tosti. Che consiglio vuoi dare a chi comincia a fare questa disciplina? Allora, il mio consiglio per chi deve cominciare questa tipo di disciplina è iniziare con le basi. Molto importante lavorare sui push, sul pull
sulla parte del core. È molto importante anche lavorare sulle spalle, sulla parte alta, allenando anche un po' di equilibrio utilizzando l'handstand, per esempio. Ci vuole un po' di tutto. Assolutamente. E anche le gambe, comunque, raga. Perché se ci avete le gambe e fate più cani, poi so cavoli, Non dimentichiamo le gambe, Utilizzi integratori? Purtroppo il mio problema è che gli integratori hanno un po' un saporaccio a volte. E il mio problema pure è che bisogna avere costanza, che se lo prendi una volta poi non serve a niente. Esatto. Quindi bisogna avere certe scadenze, di andare in giro con l'integratore, questo e quest'altro, di sempre in giro, non c'ho tempo per portarmi la borsetta per mettermi le cose. Però comunque sì, aiutano, aiutano, lo senso. Quindi fatti le, diciamo, le cose, però. Quindi li consigli, giusto? No, io dico che se prendete ad esempio amminoacidi per recuperare in fretta. Esatto. È importante abusate, il limite. Esatto. Ci sono i limiti. Credi in Dio? No. Credo in me. Quanto guadagni? Adesso zero, bisogna. Ma che guadagno e guadagno? L'altro giorno ero in piano Varano, ho fatto zero. No, se ce l'hai lungo per guadagnare. Infatti dovrei. Il problema è che non posso mettere le misure in centimetri, queste cose qua, capito? Però stavo pensando di fare qualche casting. Vediamo, vediamo. Hai mai baciato un uomo? Sì, l'hai detto prima, da quello che ti ha fatto. Mi hanno baciato quando io ero. Non ero incosciente. Ero incosciente. Ma sei incosciente? Incosciente. Bravo, ero incosciente, quindi ci hanno provato. Però io non sono stato mai il primo a provarci. Qual è la parolaccia che dici più spesso? Sì! Dici il nome della tipa più figa che ti viene in mente subito. Michelle Hunziker, boh. Ti sei mai ubriacato? Ahimè sì. Ahimè sì, mi sono ubriacato, non è una bella cosa. No, 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 no. Lo lascio fare agli altri. Con cosa? Due con volte cosa? La con mia cosa? Vita, con cosa? La prima volta ero all'isola d'Elba, la prima vacanza che ho fatto in vita mia. Avevo una bottiglia di limoncello, ragazzi. Vi dico solo che da quella volta lì non bevo più limoncello. Cioè, mamma mia. C'era solo quello. Vabbè. Hai tatuaggi? Se sì, spiegane uno. Sì, io sono pieno di tatuaggi. Amo i tatuaggi. Il tatuaggio più importante che ho credo che è quello che ho sul petto e c'è scritto The Angel Are Not All In Paradise. Quel tatuaggio l'ho dedicato alla mia famiglia, che sono i miei genitori adottivi, che grazie a loro che mi hanno dato una seconda chance per rifarmi una vita migliore. Yeah, quindi bello. Love you family. Il tuo attore preferito? Anche qui ce ne do, ne dico qualcuno. Okay. Will Smith, Eddie Murphy, poi Kevin Hart. Chi è Kevin Hart? È un negro che spacca, vabbè. Tutti neri, tutti neri. Certo bro. Sei favorevole o no all'utilizzo dei guanti nell'allenamento del freestyle? Guarda, a mio parere utilizzare i guanti è utile, soprattutto in allenamento. Voi utilizzate i guanti in allenamento, vi assicurate di avere le mani un po' più belle e poi prestanti nel momento in cui vi servono, perché se vi spaccate le mani come a me negli allenamenti poi arrivate in gara che avete le mani spaccate. Quindi allenatevi con le mani, allenatevi con i guanti in allenamento e poi vi togliete i guanti. Ma che tipo di guanti? Tipo di guanti è un parolone, perché ce ne sono un sacco e si rompono tutti. Però i guanti che uso io sono della Under Armour, e qua mo devo chiedere i soldi. Vogliamo i soldi, ho fatto la pubblicità. Under Armour spaccano e non si rompono, anzi si sono rotti, ma si sono rotti dopo 5-6 mesi e voi sapete che io Parliamo di infortuni, hai mai avuto infortuni? Una cifra. Come le risolti? Il problema è che io mi sono sempre allenato da solo. Non sono stato mai fortunato come voi, che c'era qualcuno che mi poteva spiegare come evitare di cascare, come mettere le mani, come fare quello, come fare quell'altro. Io ho imparato tutto quanto da solo. Quindi ero a letto, immaginavo la skill e poi la provavo al par. Su 3 volte, 2 volte cascavo per terra, poi la imparavo. Senza materassi. Senza materassi. Quindi cicatrici everywhere. Non so se avete visto l'ultimo video su YouTube. Minchia, ho fatto un volo, ragazzi, spaccato per terra. Quindi infortuni sì. Non siamo nati imparati, ragazzi. Ma con il calisthenics, effettivamente, quante ne hai trombate? No, ma voi che cazzo di domande compromettenti fate, ragazzi? Assurdo. Capito. Non se può di. Veniamo a una domanda un po' più seria. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ragazzi, io mi sono licenziato da poco dall'albergo dove lavoravo per concentrarmi al 100% nel cercare di divulgare questa disciplina e quello che è l'allenamento a corpo libero il più possibile, che diciamo è il mio stile di vita adesso, e vorrei riuscire a far capire anche agli altri che se vivono di sport la vita è molto migliore. Dopodiché quindi cercherò di concentrarmi come personal trainer, come insegnante, coach, e di pubblicizzare il più possibile tramite gli sponsor, tramite questi fratelli e gli altri. Ragazzi, vivete di sport, vivete meglio, molto meglio che venire in palestra, spaccarvi un po', che stare sulla panchina a cazzeggiare, non credete? Esatto. Ah?
Fate scelte, quelle giuste. Anche perché si crea una compagnia qua in palestra. Esatto, una famiglia si crea. Ci nuovi, sai con chi uscire. Si forma un team, un gruppo. Cosa c'è di più bello? Si migliora, raga. A lui lo conoscete tutti. È il freestyler italiano più forte in assoluto. Forse anche a livello mondiale. L'avevamo anche detto forse in un vecchio video. Esatto. Non c'è neanche bisogno di presentazioni. Lui ha un canale YouTube. Ha una pagina Instagram molto seguita. Se non l'avete ancora fatto, seguitelo. Lui collaborerà con noi. Farà il personal trainer. Quindi se volete essere seguiti da lui, volete lezioni private, volete essere seguiti per qualsiasi cosa, lo troverete qui. Personal training, mini classi, ragazzi, se siete interessati, contattate questi ragazzi, sono qui e io vi insegnerò quello che volete e senza che vi spaccate il culo. Ai! Esatto, ve lo farà anche vedere, vi fa vedere i centimetri che non so. Se quello era il vostro interesse, ragazzi. Esatto, basta che lo pagate. A porte chiuse, con la giusta cifra, che se viene incontro. Bene, ringraziamo Giampaolo Showtime della sua presenza, della sua simpatia. E mi raccomando, cliccate questo benedetto tasto like. E se non vi iscrivete, siete dei buffi. Ai! Ciao! Ciao, raga! What's up? You're in the FedEx Fitness Studio. I want to say a shout out to Street Gorilla. See you guys out there in Italy. Thank you so much for coming. Alright, I'm with the Street Gorillas right here, Domenico and Paolo, so we're chilling, alright? Peace.